Paolo Bonolis è diventato nonno bis, il primo figlio del simpatico conduttore, che vive in America con la moglie Candice, ha dato il lieto annuncio su Instagram. Anche Sonia Bruganelli ha voluto congratularsi con Stefano, il neo papà, scrivendo un messaggio pieno di affetto per il figlio di Bonolis. Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini, ha scritto la Bruganelli, qualche ora prima che il piccolo Sebastian venisse alla luce. Stefano Bonolis, sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta, ha concluso Sonia Bruganelli. Dopo un po', il figlio del conduttore ha dato il lieto annuncio della nascita di suo figlio, scrivendo, "Welcome to the world, my new best friend." Sebastiano Silvio, born 10/21/22, 11 pounds, 5 ounces. Benvenuto al mondo, angelo di papà. Sebastiano Silvio, nato il 10/21/22, 5,1 kg. Paolo Bonolis ha accolto con molta gioia la notizia, anche se per lui non è la prima volta, essendo già nonno di Theodore, figlio di Martina, psicoterapeuta e attrice teatrale, sua secondogenita e sorella di Stefano, nata dal matrimonio con Diane Zoeller, una psicologa americana. Il matrimonio di Bonolis con quest'ultima è durato dal 1983 al 1988. Paolo Bonolis, il gesto di Sonia Bruganelli e di commenti sul web per la nascita del piccolo Sebastian Paolo Bonolis ha saputo dar vita ad una famiglia molto affiatata, anche se alcuni suoi figli vivono in America. Sonia Bruganelli, in particolare, ha sempre avuto un ottimo rapporto con Stefano e Martina, ciò non è sfuggito ad alcuni utenti del web che hanno commentato il messaggio di Sonia, diretto al neo papà, scrivendo, "Che bello! Splendide parole!" Nel corso di un'intervista, rilasciata nel salotto di Verissimo, la compagna di Paolo Bonolis ha parlato dell'emozione provata dal conduttore in occasione del matrimonio di suo figlio Stefano. Paolo era emozionatissimo e lo erano tutti perché è il primo figlio che si sposa. Stefano, l'ho conosciuto che aveva 12 anni. È stato emozionante il rapporto con i fratelli, erano tutti lì, il nostro maschio ha fatto da testimone, è stata un'unione di famiglie bella. Anche dall'unione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono nati dei figli, Davide, Adele e Silvia. Insomma, Bonolis e la sua numerosa famiglia sono proprio il ritratto dell'amore, arricchito dalla nascita del piccolo Sebastiano. Leggi anche, tu sì che vales. Sabrina Ferrilli scatenata, il momento intimo con Maria De Filippi spiazza il pubblico, la baciata.